Nasce a Roma il 10 agosto del 1975, è un attore, nel 1995 fa il suo debutto in teatro, nel 2000 si diploma alla Libera Accademia dello Spettacolo di Roma, nel 2005 studia con Luca Ronconi presso il Centro Santa Cristina, iscritto alla Facoltà di Lettere non termina il corso di studi per dedicarsi completamente alla carriera di attore. Dal 2006 prende parte a Risse, Delitti Imperfetti, tra il 2008 e il 2010 prende parte a Romanzo Criminale, nel ruolo del Freddo, quindi insomma un ruolo veramente iconico della serialità italiana e mondiale. Nel 2008 conduce Città Criminali sulla 7, nel 2009 fa il suo esordio al cinema con Facebook il film, candidato come miglior attore al Davide Donatello 2011 per la sua interpretazione in 20 sigarette, fa parte del cast dell'Ombra di Caravaggio di Michele Placido, film che sarà presentato in anteprima alla prossima festa del cinema di Roma. Vado velocissimo perché sennò c'è spazio più per lui. In questi mesi è sul set dei Leoni di Sicilia, la nuova serie di Disney Plus diretta da Paolo Genovese. Siamo arrivati al presente, quindi io direi di non perdere altro tempo e di introdurre Vinicio Marchioni, ma prima di questo, ragazzi, come al solito, sigla. Ciao Vinicio, eccoci. Ciao, buonasera a tutti. Scusa l'introduzione interminabile, ma insomma hai fatto troppe cose, sì, però era per dare un po' di contesto, insomma. Benvenuto innanzitutto e grazie del tuo tempo. Allora, hai raccontato di aver iniziato a fare l'attore per caso, perché prima eri concentrato a livello, sì, appunto, fissato con l'università. E poi com'è andata di preciso? Cioè, come sei passato alla carriera d'attore così all'improvviso terminando gli studi? È andata che in università ero iscritto a facoltà di lettere a Roma, alla Sapienza, e lì studiavo appunto gli esami di storia del cinema, storia del teatro, i metodi, insomma, tutta la teoria che ruota intorno a questo mondo del cinema, del teatro. Poi mi sono detto, sì, vabbè, ma che significa tutto questo dal lato pratico? Ed è per questo che non ho fatto le scuole più alte, diciamo, non ho fatto la Silvio D'Amico, non ho fatto la scuola del Piccolo di Milano. Ho cercato un piccolo corso, diciamo, no? E ho trovato questa scuola che in realtà è un'accademia a tutti gli effetti, perché alla fine ho fatto 3 anni in questa scuola, però ho iniziato facendo i primi 2 mesi, insomma, no? Che in realtà volevo fare soltanto quelli inizialmente. Poi ho detto, vabbè, ma ne faccio altri. Poi, vabbè, ma dai, ormai sto qui, ne faccio 6, poi di qua e poi di là, e niente, ho fatto 3 anni, anzi, ne ho fatti quasi 4, perché ho fatto anche un quarto anno di specializzazione in drammaturgia antica e uso corale della maschera, una roba. Bellissimo, però. Hai riutilizzato questo studio in qualche tua performance? O... drammaturgia antica sì, perché mi è ritornata utilissima poi in un sacco di altre cose, perché sai, quando studi i drammaturghi greci, li ritrovi i greci, li ritrovi dappertutto, insomma, quando poi ritorni a mettere le mani su Shakespeare o su Chekhov, come dire, quegli archetipi lì li ritrovi dappertutto davvero, quindi in questo senso mi è stato utile. L'uso corale della maschera è molto utile, devo dire, adesso che sono 2 o 3 anni che sto iniziando a fare degli stage per le scuole di recitazione, eccetera. Nei giorni di formazione, lavorare sulla maschera neutra, quella che si chiama la maschera neutra, è molto utile per gli attori, insomma. Che cos'è, se ti posso chiedere, la maschera neutra? Perché la maschera neutra è una maschera che non ha nessun tipo di espressione. Ah, ok, quindi devi recitare con... una maschera normale che ti fa vedere soltanto gli occhi, però non avendo nessun tipo di espressione davanti, tu sei obbligato ad utilizzare soltanto gli occhi e l'espressione corporea per far intendere quello che vuoi dire a chi ti sta guardando. È veramente molto utile. Anche credo molto complicato, tra l'altro, però sarà... No, in realtà no, ma sai, sembrano delle cose molto alte, molto difficili, però in realtà è un gioco, cioè la cosa bellissima della recitazione, e che in Italia si chiama così, capito? Che quando dici recitazione sembra che stai dicendo già qualcosa di vecchio, di antico, di noiosissimo. In inglese ed in francese si dice to play, jouer, è un gioco, to play significa giocare, certo.
fondamentalmente, quindi è molto più Ciao. semplice È da vero, una non ci avevo parte di pensato. quello che si possa pensare, insomma. E poi quando eri piccolo hai raccontato in un'intervista al Corriere che tenevi dei diari. Non lo so, beh, questa cosa qua mi ha fatto pensare che magari volevi diventare uno scrittore in un certo senso, oppure volevi semplicemente appuntarti quello che ti stava succedendo nella vita. No, in realtà ho sempre scritto tantissimo. La scrittura per me è sempre stata un rifugio, se vuoi, nel senso che ho sempre in questo senso cercato di ricreare una realtà. Ho sempre trovato molto più semplice rifugiarmi nella fantasia che non affrontare la realtà della vita quotidiana, insomma. E questa cosa me la sono ritrovata, nel senso che poi forse ancora vorrei fare lo scrittore, diciamo che questa cosa non mi è ancora passata. Comunque racconto delle storie attraverso i personaggi che interpreto, i film che faccio, gli spettacoli che faccio. Scrivo le sceneggiature delle cose che ho fatto, il documentario che abbiamo prodotto con la Anton, la nostra società. La sceneggiatura, il soggetto, l'ho scritto io insieme con Milena Mancini e altre due persone meravigliose. Insomma, quando sarò grande, forse vorrò fare lo scrittore. Bellissimo, hai già preparato un bel piano B in un certo senso. La recitazione per te ti aiuta a conoscerti meglio, ecco, sembra almeno da quello che mi stai raccontando, dalle tue performance e anche dalle interviste, alcune veramente belle che hai rilasciato qua e là. Ma in che modo la recitazione può creare un nuovo equilibrio nella persona e soprattutto in te stesso? Come l'ha creata la recitazione? Wow, sai, può essere questo un territorio molto complesso, insomma, perché sai, il filo sottile tra mettiamola così, mettersi nei panni degli altri fondamentalmente è sempre un ottimo esercizio. Credo sia il primo esercizio per provare a comprendere che cos'è davvero l'empatia e che cosa sia davvero la democrazia. Per fare questo, c'era qualcuno che diceva: per poter entrare nel cuore degli altri, un cuore lo devi avere tu. Quindi, prima di tutto, c'è, come dire, una preparazione, uno studio e un grande lavoro di coscienza e di autoconoscenza e autoconsapevolezza che si fa e si continua a fare per sempre, poi naturalmente. È un po' come per gli psicologi, no? Che per poter avere delle persone, per poter prendersi cura di alcune persone, devono poi continuare a fare delle sedute di psicologia, per poter parlare di loro, insomma, dei loro problemi. L'attore lo fa quotidianamente senza lo psicologo, che è una cosa. Cioè, è tipo un'autoanalisi in un certo senso. Un'autoanalisi che per molti può portare anche alla pazzia, diciamo, Ecco, ecco, ecco. diciamo che la maggior parte di noi non siamo proprio equilibratissimi, insomma, più e meno. Va bene, va, ci sta come interpretazione. È un bellissimo lavoro anche se ha i suoi rischi, da quello che racconti. Invece, i tuoi genitori come l'hanno presa? Cioè, il fatto di passare, cioè abbandonare l'università e andare così un po' a tentoni, no? Nel buio, nel mondo della recitazione? Perché di solito in Italia, quando abbandoni l'università per cercare magari il posto fisso e fare magari musica, recitazione e cinema, sai, i genitori si indispettiscono sempre un po', hanno sempre un po' paura per i propri figli. Tu hai come l'hanno presa invece? No, in realtà mia madre mi ha sempre dato carta bianca, nel senso che è stata una donna straordinaria che mi ha sempre detto: fai le tue scelte, fai le tue prove, insegui il tuo mondo e la porta di casa la troverai aperta. Insomma, ho dato tante capocciate sui muri, Vabbè, masci. però poi in realtà non mi ha sempre fatto fare tutto quanto, insomma. Anche nei periodi in cui non succedeva niente, nei tanti anni di gavetta, no? In cui fai 10.000 mestieri per poter continuare a fare quell'unico spettacolo teatrale ogni anno, è sempre stata con me, insomma. Non è una cosa da tutti, ecco. Però guarda caso, tutte le volte che faccio questa domanda agli attori, soprattutto quelli bravi, mi rispondono sempre alla stessa maniera, cioè che hanno avuto il pieno sostegno dei propri genitori. Quindi magari c'è un legame, chissà. Importante è la fiducia, sai. Sempre, sì. Questo quando diventi padre, poi lo scopri sulla tua pelle quando hai a che fare con i tuoi figli, nel senso che se non riceviamo la fiducia di qualcuno, delle persone a cui che stanno più vicine a noi,
è difficile avere uno straccio di sicurezza in se stessi che poi ti permette di affrontare i maremoti che questo mestiere ti porta poi su. E invece parlando di teatro, perché hai iniziato così, volevo capire un attimo cosa preferivi cosa preferisci tra teatro e cinema? Perché secondo me il cinema è, vabbè, fighissimo da fare, soprattutto se trovi la giusta sinergia con la troupe, con il regista, eccetera. Però penso che il teatro, col contatto così diretto del pubblico, vedendo proprio il pubblico davanti a te, secondo me ha un fascino in più, una marcia in più. Sbaglio oppure è più bello fare cinema? Guarda, no, sono due cose diverse, nel senso che, come dire, sono due mezzi espressivi dello stesso mestiere molto diversi, nel senso che la macchina da presa ti legge i pensieri e quindi devi togliere tutto quanto, no? Cioè, c'è la famosa frase less is more, nel senso devi togliere, devi togliere, devi togliere tutto e arriva, diciamo. Su un palcoscenico è tutto l'incontrario, invece devi mettere, 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 soprattutto la voce. I grandi maestri di un po' di anni fa dicevano il teatro è soltanto la voce, nel senso che tu attraverso la voce, l'uso della parola, devi arrivare anche a quello che sta seduto all'ultima fila, che magari sta anche nei teatri più grandi da 1.000 persone, sta abbastanza lontano, che non ti vedrà mai negli occhi. E quindi non avendo, come dire, la macchina da presa che ti fa un primissimo piano, non hai la possibilità di esprimere con gli occhi, cosa che nel cinema c'è naturalmente. Poi c'è l'utilizzo di tutto quanto, nel senso il nostro primo mezzo espressivo è comunque l'espressione corporea, cosa che in cinema invece devi essere in grado di controllare assolutissimamente a seconda dell'inquadratura, insomma. Dopo tutta questa grandissima preferisco stare chiuso in un teatro, nel senso che mi trovo molto più a mio agio. Sul set mi diverto tantissimo, perché il set è un posto meraviglioso, è veramente il mondo dei sogni in cui c'è questo grandissimo circo di gente, Bellissimo. varia ed eventuale, che fa 1.000 cose contemporaneamente, sembrano tante formichine che si muovono, un'umanità incredibile di professionisti meravigliosi che fanno 1.000 mestieri. Ah, hai avuto così sempre tanta fortuna sul set? Beh, devo dire di sì, devo dire di sì, nel senso Ecco. che sai, ma più che altro riconoscere la professionalità degli altri penso sia fondamentale, perché noi possiamo essere anche i più grandi attori del mondo, però se non c'è il direttore della fotografia, se non c'è lo scenografo, se non c'è il fonico, se non c'è tutti quelli che fanno parte di un set cinematografico o di una compagnia teatrale, non saremmo niente noi. Ecco, poi nel 2008, ne dobbiamo necessariamente parlare, è arrivato Romanzo Criminale ed è cambiato tutto, ma non è cambiato tutto, credo, solamente nella tua vita, ma nella vita di tutti i membri del cast, della troupe e in generale nella televisione italiana, perché è stata proprio una bella botta, cioè una botta che ha fatto cambiare idea un po' a tutti. Insomma, si diceva prima che una certa fiction, una certa serialità televisiva in Italia non era possibile, invece il Romanzo Criminale arriva e dice no, in realtà è possibile, basta avere delle idee, basta avere una sceneggiatura, diciamo, libera da ogni impedimento produttivo magari, e dei begli attori che raccontano delle belle storie. Ecco, mi puoi raccontare come sei stato avvicinato o come ti sei avvicinato a questo progetto e com'è andata quando hai incontrato per la prima volta Sollima? Ma guarda, in realtà un po' questo ruolo io ce l'avevo forse in uno strano destino, nel senso che Michele Placido venne a vedermi in uno spettacolo teatrale nel 2004 o 2005, non mi ricordo, e mi fece fare i provini del freddo per il film che fece lui. Feci 4-5 provini, io ero veramente un emerito sconosciuto, insomma. Poi il ruolo lo fece straordinariamente bene Kim Rossi Stuart, che è uno dei colleghi che apprezzo e stimo di più in assoluto. Poi Michele Placido si ricordò comunque di me quando iniziò questo progetto di
serialità sul romanzo di Giancarlo De Cataldo, rifeci i provini e lo presi, insomma, finalmente questo ruolo. Però diciamo che ci sono arrivato a quei provini già dopo aver letto e riletto il romanzo di De Cataldo, già dopo aver fatto uno studio mio personale su questo personaggio, su questo ruolo, e chiaramente è stata, come dicevi tu, insomma, penso che la cosa più importante di quella serie siano state le sceneggiature. Perché se ancora oggi, dopo 12 anni, 13 anni, Ah, sì. ancora mi fermano per strada e si ricordano alcune battute di quella serie, vuol dire che erano scritte veramente bene. Prima di tutto. Poi noi le abbiamo dette, le abbiamo interpretate nel miglior modo possibile, però la qualità delle sceneggiature è una cosa, è la prima cosa, sai, cioè, nei manuali di sceneggiatura scrivono per fare un buon film ci vogliono tre cose: la sceneggiatura e la sceneggiatura. Sì, sono perfettamente d'accordo, anche perché io amo molto le serie dove, io le chiamo le serie un po' talking heads, cioè dove ci sono solo teste che parlano, no? Che piacciono molto i dialoghi, mi piacciono tantissimo le serie parlate, dove però si vede che c'è una particolare attenzione per i dialoghi, per quelle frasi ad effetto, per quel pathos dato appunto dalle parole. E Romanzo Criminale è una di quelle, sì, c'è molta azione, però i dialoghi nel bar, i dialoghi a biliardo, sono iconici, ma anche le tue battute, anche perché diciamoci nella seconda stagione, per robe che non diciamo perché magari qualcuno non se l'è vista, la tenevi, cioè eri te uno dei protagonisti, cioè forse il protagonista della serie. Quindi è stato fantastico vedere questa progressione. E io, quando ho scoperto il colpo di scena in fondo alla prima stagione, ho detto: ecco, e adesso come cazzo fanno? Cioè, sarà dura. E invece, no, è ancora più interessante scoprire tutte le varie reazioni e come si comporta il mondo criminale a quella notizia. Quindi, davvero. Davvero interessante. Ecco, tra l'altro qualche settimana fa ho intervistato proprio Francesco Montanari e mi ha detto che nei primi tempi, come dicevi te, era difficile andare in giro per Roma perché vi riconoscevano praticamente tutti. Per te è stato lo stesso? Cioè, per te, cioè, ti fermavano a Roma e diceva: ah, freddo, così, cioè, perché poi penso che la verve dei romani nell'avvicinarvi, penso. No, è No, no. stata una cosa indescrivibile, nessuno di noi se l'aspettava, insomma, però sì, ne sono successe un milione e mezzo, ne potrei raccontare veramente tantissime. Nel primo anno della messa in onda è stato qualcosa di indescrivibile proprio, e con la seconda serie altrettanto, e ti continuo a dire, è incredibile che dopo 13 anni ancora succeda questa cosa, perché Ma vuol cioè, dire. qual è l'episodio che ti ricordi? Magari l'episodio più strano, anche più particolare. Roma è una città molto particolare, diciamo. Molto spesso, diciamo, hanno, come dire, un afflato molto, molto partecipe, mettiamola così. Beh, stavo sul mio motorino, stavo andando da una parte, non mi ricordo dove, mi fermo ad un semaforo aspettando che diventasse verde, mi si affianca un altro su un altro motorino e mi ha chiesto se avessi della droga. Ma me l'ha chiesto seriamente, te lo giuro, non me l'ha chiesto per fare una citazione della cosa. E lì ho detto: ragazzi, qui siete tutti matti proprio. E lì ho detto: vabbè, lasciamo stare. Hanno preso veramente per un criminale, per uno spacciatore. Sì, perché poi, sai, il mezzo televisivo è strano, ha una potenza incredibile, tutto quello che passa lì dentro. Sembra che le persone le abbiano prese dalla strada e le abbiano messe lì, no? E invece ogni tanto bisogna ricordare che siamo dei professionisti che fanno delle cose, insomma. Sì, alla Pasolini, cioè ti ferma a prendere la Sì. gente. Ma Esatto. questa cosa ho letto che è successa anche con gli attori che hanno fatto Gomorra, quindi diciamo che la società non è che sia cambiata poi tantissimo, No, anzi, no, no, no. non ce la fanno a capire che la realtà è una cosa e la recitazione è un'altra, ma vabbè, è Però andata guarda, così. lo sai che io penso che questa cosa che sta succedendo da un po' di tempo con i social, con Twitch, con YouTube, eccetera, invece questa cosa penso che sia utile proprio in questo discorso Per qui. avvicinare, intendi? Per avvicinare, ma anche per, come dire, distinguere, cioè tu stai facendo la trasmissione da lì, ok? Sì, sì, Io sono dentro lo studio dell'Anton e questo sono io, ok? Poi, nel momento in cui io sto su un set e mi vedi su uno schermo televisivo, per forza di cose non sono questo, non so come dire. Cioè, il fatto di poter far entrare così tanto le persone
veramente nella vita reale, penso che forse lo capiscano poi quando uno... No, quello sicuramente, secondo me anche interviste di questo tipo, cioè non fatte in uno studio televisivo, ma fatte da casa mia o dal mio studio, insomma, e da casa tua, dal tuo studio, possono far capire, oh raga, però insomma, anche quando fate magari le shitstorm perché è morto un personaggio e non volevate che morisse, insomma, non hanno molto senso perché ci sono delle persone che lavorano, dei professionisti. No, sai Dario, io penso che quello sia anche proprio la psicologia dei grandi numeri, cioè quando fai dei grandi numeri, quando c'è un pubblico così vasto, come dire, la psicologia di massa ha comunque delle dinamiche a cui è difficile sottrarsi. No, è vero, fa parte della fama, bisogna collarcela. E hai parlato di Michele Placido, che appunto hai incontrato per il film di Romanzo Criminale, però poi l'hai ritrovato nell'Ombra di Caravaggio. E com'è lavorare con lui come regista? Ma guarda, con Michele ci conosciamo veramente da tanti anni ormai. E la grandezza di conoscere un professionista di questo calibro, che mi ha conosciuto soprattutto sulle tavole di un palcoscenico, è quello di avere una stima ed un rispetto, ovviamente da parte mia, enorme, perché è uno dei più grandi attori che l'Italia abbia mai avuto, e ha fatto dei film come regista che sono entrati nella storia del cinema. Quindi, però ecco, avere la sua stima è un orgoglio da parte mia. Erano tanti anni che stavamo cercando il ruolo giusto, il progetto giusto, eccetera. Io sapevo anno dopo anno, film dopo film, che faceva lui, che prima o poi sarebbe arrivata la chiamata sua, e sono contento che sia arrivata per un film come questo, nel senso che è un film, insomma, sulla vita di Caravaggio, interpretato da Riccardo Scamarcio, e io faccio il ruolo, diciamo, dell'antagonista. Sono il pittore che a quei tempi era il principe dell'Accademia dei Pittori di Roma, quindi appartenente, diciamo, ad un mondo più classico rispetto a quello che la pittura di Caravaggio ha poi portato in quell'ambiente. E però è stato il mio personaggio anche il primo che si è reso conto della grandezza gigantesca di Caravaggio, e che tutti loro erano davanti a qualcosa che non avevano mai visto e che forse non si sarebbe mai più vista nella storia, insomma. Ora ti voglio parlare di un'altra cosa, perché ho letto un'intervista sulla Stampa molto figa, forse ne abbiamo già parlato in realtà prima, però magari ti faccio una domanda su questo, perché Mario Martone, il regista di Nostalgia, ha detto che è stato selezionato per il film, che è stato selezionato, per chi non lo sapesse, per rappresentarci agli Oscar. Ecco, alla fine dell'intervista Martone dice: secondo me i registi, sia i registi che gli attori, devono avere la capacità di abbandono. Sei d'accordo con questa affermazione? Assolutamente sì, non a caso Martone è uno dei più grandi registi che l'Italia abbia mai avuto, insomma. Ma che cosa vuol dire questa frase di preciso? Vuol dire che tu studi, prepari, scrivi una sceneggiatura, dirigi un film o studi per un ruolo, studi, ti prepari al meglio possibile, poi arrivi sul set e ti abbandoni, nel senso che devi essere predisposto a essere nel flusso di quello che succede, perché sennò c'è il rischio di arrivare sul set e di provare a fare, come dire, quello che ti eri preparato di fare sul set, mentre invece stare davanti alla macchina da presa o stare su un palcoscenico, ma immagino anche dirigere un film, significa anche rimanere con le orecchie, con i sensi, con l'anima più aperta possibile, per vedere in che modo poi tutto può diventare anche migliore rispetto a quello che avevi preparato tu. Penso che sia fondamentale. Chi ha troppa sindrome di controllo difficilmente può fare delle grandissime cose, secondo me. Comunque hai lavorato con un altro grande regista, che è Virzì, che ha fatto un film ovviamente legato alla mia terra, che è Ovo Sodo, per cui ho molta simpatia. È un film che secondo me rappresenta Livorno alla perfezione, anche perché lui è livornese, quindi la conosce veramente bene, e anche lì fai un personaggio molto particolare. Ecco, ce lo puoi raccontare, e soprattutto ci puoi raccontare che tipo di regista è Paolo Virzì? Allora, in siccità, allora partiamo dal presupposto che siccità è un affresco gigantesco di qualche giorno in una Roma
in cui non piove da 3 anni, quindi c'è una crisi idrica enorme e succedono una montagna di cose, con tantissimi personaggi, tra cui il mio, che è, come dire, un avvocato molto rampante, avviato, benestante, che è sposato con una donna interpretata da Claudia Pandolfi, che a sua volta ha una figlia con un altro dei personaggi che vedremo nel film, ma che è privo di sentimenti, nel senso che non ascolta più, non è in ascolto con niente, forse è l'unico dei personaggi che non si rende nemmeno conto della crisi che c'è intorno, che stanno vivendo tutti quanti. È come se non sentisse più niente, non prova amore fino in fondo. Arrivano delle persone per chiedergli un aiuto dal punto di vista legale, e tutto gli scivola tutto addosso. E penso che questo, il titolo del film, è assolutamente metaforico, nel senso che è una siccità, nel senso di aridità dei sentimenti, che è un po' il rischio che stiamo correndo, secondo me, nel senso che tra una scrollata e un'altra, da una notizia ad una foto, ad una cosa drammatica, ad una cosa di costume, ad una cosa leggera, c'è il rischio che si perda la percezione di quanto quelle cose singolarmente ci colpiscono e in quale maniera ci colpiscono quelle cose. Penso che Paolo abbia voluto mettere in scena un po' questa umanità, però ecco, lui è un grandissimo direttore di attori, oltre che essere un grandissimo sceneggiatore, un grandissimo regista, però è proprio un grandissimo direttore di attori, e per un attore lavorare con un grande maestro come lui è un piacere, grande divertimento, perché poi è anche un grande cazzaro che è livornese, ci tantissimo, e però un secondo dopo ti dice quella cosa che ti prende il cuore, che te la accartoccia e tu inizi a piangere delle lacrime che non sapevi di avere nemmeno, e poi un secondo dopo ancora si ride di nuovo. Penso che questo poi rispecchi molto il film che fa. Comunque, Vinicio, te lo ripeto, ti hai avuto un grandissimo culo, perché tutte le volte che parli di set parli di esperienze incredibili, persone stupende, cioè hai avuto molto fortuna, perché non è sempre così facile. Anzi, molti attori che ho intervistato mi dicono sì, che ho avuto quell'esperienza, forse, insomma, preferirei non parlare, skippano totalmente, perché magari... Guarda, è una cosa, sì, è vero, c'ho avuto un gran culo fino adesso. Però penso anche che sia una questione di energie, perché io ci credo tantissimo, nel senso che se uno vede il bicchiere mezzo vuoto, lo vedi sempre, dappertutto. Ok. Ti posso dire mille cose che sono andate male su ogni set, mille, perché c'è sempre qualcosa che vi fa male. Però l'incontro e la possibilità di fare questo mestiere straordinario, il mio lavoro, quello che faccio io e che cerco di fare sempre come essere umano prima che come attore, è di portarmi via il meglio, perché il meglio penso che mi possa far crescere sia come professionista che come persona. Le cose brutte, poi più ne parli di una cosa brutta e più cresce, capito? E invece io non ne parlo mai e le mando a fanculo e le poi faccio. Sei un ottimista di quelli proprio indistruttibili. Poi, ottimo, ma ottimo. Sai perché? Perché per essere pessimisti è più facile, perché uno si lamenta e dice: sono tutti così, poi male, sì. Merda, quello è stronzo, eccetera, eccetera. Chi è un ottimista deve lavorare 4 volte di più, perché poi c'è bisogno di farle andare bene le cose. Per farle andare bene bisogna lavorare bene. No, sai, più che altro vedo che sei molto grato del tuo destino. Sì, sei grato al tuo destino, a come è andata la tua vita in un certo senso. Quindi sei contento e sei grato di restituire amore e felicità, ottimismo al fatto che sei diventato un grande attore e che lavori sempre con grandi registi, grandi produzioni, in un certo senso. Penso che la vita ne sappia molto più di noi. È così, bellissimo. Siccome prima di fare questo mestiere ci ho avuto delle mazzate abbastanza pesanti, quello che sta succedendo, da una parte penso di meritarmelo, finalmente dopo 25 anni lo dico, perché fino adesso sono sempre stato che ho detto ma però sono stato fortunato, sì sono stato fortunato ma me la sono guadagnata di brutto, e penso che questa fortuna vada rimessa sul piatto.
Cioè, è praticamente il contrario del tuo personaggio in Romanzo Criminale. C'è una cosa Assolutamente, ringraziando il incredibile. cielo non ho niente di quel personaggio. Io rido, guarda, guarda. Sì, chiaro che vabbè, è assurdo veramente. Tra l'altro, prima ti ho fatto una domanda su cui te sei stato molto critico, però te la dovevo fare in un certo senso perché mi permetteva di introdurre questo argomento. Perché in un'intervista al Corriere della Sera hai detto che nei paesi anglosassoni, cito testualmente, alternare teatro e cinema è sinonimo di orgoglio e qualità. Qui ancora mi chiedono se preferisco il cinema o il teatro. E te lo chiedo, vedi? Però Esatto. con te sono stato magnanimo, dai. È vero, no, sei stato bravissimo, perché sono giovane, se no mi avresti distrutto, insomma, giovane fino a un certo No. punto, comunque. Beh. No, ecco, volevo chiederti il perché, cioè il perché ci sono questi pregiudizi. Secondo te il teatro viene visto, beh, mi hai risposto in un certo senso, però viene visto ancora come un medium elitario, cioè come qualcosa di alto, quando in realtà secondo me non è alto per niente. Ma il teatro in Italia non è che viene visto, e in questo sono molto critico con Non la viene vicenda visto. teatrale. No, no, sono molto critico perché lo conosco. Il teatro in Italia oggi viene gestito ancora come se fossimo nell'Ottocento, e l'ambiente teatrale, secondo me, va svecchiato completamente. Non è possibile che nel 2022 i teatri siano aperti soltanto dalle 21 alle 23. Perché per me, se fossi direttore di un teatro io, il teatro deve essere aperto sempre, dalla mattina, la sera, la notte, bisogna farci le feste nei teatri. Bellissimo. Cioè, bisogna fare in modo che le persone, soprattutto i più giovani, non pensino che il teatro sia una rottura di coglioni per le persone anziane, perché vedere teatro, vedere degli esseri umani. Oggi, se ci pensiamo bene, fare teatro è l'unica possibilità oggi che abbiamo di chiudere nello stesso posto gli esseri umani che guardano in un'unica direzione possibile per 2 ore e non si possono distrarre, perché non c'è nient'altro. E c'è un rapporto in carne e ossa tra esseri umani. Questa cosa già oggi è rivoluzionaria, secondo me, più di qualsiasi altra cosa. Naturalmente va fatto bene, va comunicato bene, però la comunicazione è vecchissima. Io sono uno di quelli che dice che bisogna parlare di teatro come si parla di calcio, come si parla di moda, come si parla di cinema, come si parla di sport, come si parla di qualsiasi cosa nella vita. Mentre invece il teatro se ne parla come qualcosa di boh, che fanno lì dentro. Sì, è vero, E invece è no, non vero. è assolutamente così, perché continuo a dire, mettersi nei panni dell'altro, se vedi qualcuno che lo fa, magari ti viene in mente anche a te, per strada quando cammini, di non giudicare nessuno, perché per un attimo ti ci metti nei panni, veramente, di quell'altra persona. E poi è figo, ragazzi, è bello fare teatro, è bello guardarlo. E tutto questo per risponderti, perdonami, ho aperto questa No, piccola mi hai fatto benissimo, era quello che volevo sentire, quindi ottimo. parentesi. In Italia per tanto tempo c'è stata proprio una grandissima divisione fra l'ambiente teatrale e l'ambiente cinematografico. Soltanto negli ultimi 10 anni molti attori teatrali hanno iniziato a fare il cinema anche. Cioè, se pensiamo a Tommaso Ragno, che è uscito fuori per il grande pubblico negli ultimi 4, 5, 6 anni, Tommaso Ragno è un attore teatrale straordinario da almeno 20 anni, non so. E come lui ce ne sono tantissimi altri, chiaramente. Non so perché c'è sempre stata questa divisione, penso che sia una divisione che proviene come dire, dalla tradizione cinematografica che abbiamo noi, che dal neorealismo abbiamo preso le persone per la strada e le abbiamo messe davanti alla macchina da presa. In Inghilterra non è mai successa questa cosa, prendevano degli attori che avevano fatto teatro e li hanno messi davanti alla macchina da presa. Quindi questa grande differenza noi ce la stiamo ancora portando dietro. Spero di essere uno di quelli che può invertire piano piano questa rotta, insomma.
Speriamo. Secondo me c'è anche una componente di svecchiamento anche da parte della stand-up, no? Che c'è stata questa, non scoperta, però riscoperta o voglia da parte del pubblico, soprattutto delle nuove generazioni, di andare a vedere la stand-up comedy in teatro. E secondo me questa cosa può portare nuovo pubblico a teatro che magari poi va a vedere anche altro, va a vedere del teatro di prosa, va a vedere. Ma io penso anche che sia proprio, cioè che in questi tempi bisogna ragionare anche noi che facciamo teatro sulla proposta da fare, nel senso che per chi fa teatro, fare teatro significa fare teatro di prosa, ok? Quindi grandi testi, 12 attori, 15 attori, grandi costumoni, questo è più o meno l'immaginario, no? Che nella maggior parte delle persone hanno. Mentre invece, come dire, oggi che siamo molti, che tutti, i più giovani soprattutto, sono coscienti di quello che significa lo storytelling, se uno trova qualcosa di realmente interessante da raccontare, che poi puoi condire con la musica, con le luci, con la musica dal vivo, con due attori, tre attori, quattro attori, piano piano, secondo me, bisogna proprio rieducare ad ascoltarle queste grandi storie da raccontare. Poi Speriamo, Anton speriamo. Chekhov è tutto di guadagnato, però oggi bisogna rieducare, perché se tu vai subito dritto da uno di 20 anni e gli dici guardati il giardino dei ciliegi, quello si spara sulle palle. Però bisogna riaccompagnarcelo. Questo io ne sono sicuro e sto facendo di tutto per farlo, guarda, di tutto. Ah, chiaro. Il problema è che questa cosa va fatta anche sul cinema, che non sta vivendo proprio un momento bellissimo, ma in generale con la cultura in Italia. Insomma, siamo un po' nella merda, ma insomma, vediamo. Ora. No, ma io non mi voglio buttare giù No, no, perché. ragione, è vero, io mi scordo di te, cioè mi No, scordo che sei così. ma sai perché? Perché voglio approfittare di questa grande opportunità che mi hai dato tu. Beh, ci mancherebbe. In questo spazio qui. No, ma sai perché? Perché per tantissimo tempo gli attori, il cinema, i registi, il grande teatro, si è proprio dimenticato di parlare con la gente, capito? Mentre invece questa possibilità è enorme, perché se noi non riparliamo con le persone, io sono il primo che si è rotto le palle di sentire la gente per strada che dice è un film italiano, oh, che palle, non ci vado. Ma perché? Porca puttana, perché questa cosa non è giusta? Perché vi giuro su Dio che noi siamo bravi, ma bravi forte, proprio forte, Sì, lo forte, forte. so, lo so. No, l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, sono uscite delle bombe atomiche. Il problema è che vengono alternate a troppi film di merda. Bisogna cercare di rinnovare proprio. Bisogna avere i film medi buoni, secondo me. È l'unica maniera per risettare l'ago della bilancia, se no alla fine. Vabbè, staremo a vedere. Sai cosa? È anche il fatto che c'è un surplus di comunicazione. Cioè, Vero, vero, vero. esce un film, si fa la conferenza stampa, si fanno interviste, i social, se ne parla per 15 ore e già alla 16ª ora si parla del prossimo film. C'è un altro film che esce e un'altra cosa che è, e già sui social non c'è più niente, perché quella roba è già vecchia. Questa cosa va un po' rivista, secondo me, perché se no non si capisce niente, ragazzi. No, no, più che altro, ma poi ho letto anche degli attori che finiscono una produzione e già sono stati riscritturati automaticamente nella produzione successiva. Cioè, è proprio una roba, c'è un sistema fagocitante proprio, se ne esce, un Il uroboro, vabbè. rischio è quello. Il Ok. rischio è quello di entrare in una sorta di catena di montaggio in cui si è in un supermercato gigantesco, no? E quindi tu devi fare la serie per i teen, che deve avere questi schemi qui, poi devi fare la serie family, che deve avere questi schemi qui, il crime deve avere queste serie qui, però il pubblico è più intelligente di quello che i produttori pensano, È perché si è vero. già rotto le palle, perché ne ha già viste 20. E quindi bisogna alzare l'asticella sempre di più, e se non si ha il giusto tempo di scrivere bene, come dicevo prima, è difficile che uno riesca a fare sette Peaky Blinders della Madonna, perché dopo un po' che scrivi? Questa serie per 5
citarne una delle più grandi degli ultimi anni, insomma. Io ho amato molto Better Call Saul, che è proprio, cioè, proprio il dialogo per eccellenza. Cioè, non fanno altro che parlare continuamente, morbosamente, ma La adoro questa roba. scrittura è tutto, Tutto. ragazzi. E poi sei anche nel cast di Django, che è la nuova serie invece di Sky, che come questa sarà a Roma, come l'ombra di Caravaggio. Ecco, ci puoi raccontare anche di questa esperienza? Django è stata un'altra fortuna gigantesca, nel senso che ho avuto la fortuna, io nella serie sono in uno degli episodi, il protagonista è Matthias Schoenaerts, che per chi ha visto Un rumore di ruggine e ossa, forse è il film che più lo rappresenta, in Italia perlomeno, è un attore straordinario ed è un colossal, non so come dire. Ho girato in Romania la scorsa estate in mezzo a 400 comparse vestite con le uniformi della guerra di secessione Minchia, bello però. Questo americana a 48 gradi nella è un po' meno sicurezza. bello. Abbiamo rischiato veramente di collassare, però insomma, esplosioni, effetti speciali, ricostruzioni di scenografie mondiali, ed è una serie che secondo me potrà far veramente parlare molto di sé, perché poi chi lo conosce questo personaggio lo conosce per il grande personaggio che fu di un film degli anni 70, insomma. Però in questa serie è stato completamente rivisto, rimaneggiato con dei tantissimi temi super attuali, quindi non vedo l'ora che esca, insomma. Beh, anch'io sono molto curioso, perché comunque quell'ambientazione in quel periodo storico è sicuramente, insomma, figa, molto appetibile, diciamo, per il mio gusto. E poi ho letto una cosa che mi ha colpito molto, cioè che ogni tanto ti hai bisogno di staccare, però per staccare, tipo, hai bisogno di ritornare al lavoro manuale e quindi tipo ti chiudi in una bottega. Cioè, mi spieghi un po' questa cosa, è molto curiosa. Ah, c'ho un'altra fortuna che è quella di avere una grandissima bottega di falegnameria di mio suocero, del padre di Milena Mancini, attrice straordinaria che mi sopporta da un po' di anni, che era un falegname straordinario, maestro d'ascia, che non c'è più da qualche anno. E quando non sto sul set mi chiudo lì dentro e cerco di ascoltare tutte le storie che possono raccontare dei pezzi di legno, perché Che insomma bellezza. dalla favola di Pinocchio in poi ho sempre subito il fascino dei mobili antichi, il fatto poi di mettersi lì e di prendere delle cose materiali, martello, gli scalpelli, le seghe, cioè, delle cose che ti facciano venire veramente dei calli sulle mani e per cui c'è bisogno di un impegno manuale, reale, che ti assorbe tutta la testa, capito? Che stai lì e pensi solo a quello. Sai, quando stai tanto tempo sul set, che vuol dire stare a contatto ogni giorno con almeno 100 persone, con gli ordini del giorno, le mail, le convocazioni, la memoria da fare, i film che devono uscire, la promozione, c'hai a che fare con 10 uffici stampa diversi, ogni tanto c'hai dei periodi in cui dici: signori, ciao a tutti, non ci sono, e io mi chiudo lì. Fai benissimo. Sì, insomma, davvero una fortuna, perché io, sai, ho studiato al liceo artistico e avevamo anche tantissimi laboratori. Era molto bello entrare nei laboratori e sentire l'odore del legno tagliato o della creta. Insomma, era una cosa che mi piaceva molto e che mi manca. Diciamo che è la cosa che mi manca di più di quel periodo, di quando Fallo, 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 fallo. sì, averci il tempo. Ora è veramente difficile trovarlo. E anche manca il coraggio. Mi manca il coraggio di fare quello che fai te, cioè di dire: oh raga, mi avete rotto i coglioni un attimino, grazie, arrivederci, e sparì per 2 settimane, perché in questo lavoro è difficile sparire 2 settimane, però Sì. chissà, Però vediamo, magari vediamo. se lo fai una volta alla settimana, Ah, quello sempre, fine mi settimana va bene. dai quel Sì. pezzetto di tempo che è per te e per nessun altro. E questa cosa è un modo molto sano per occuparci di noi, perché sennò stiamo sempre appresso a quello che il sistema vuole, questa centrifuga enorme di numeri che sono meravigliosi da una parte, che però c'è il rischio che ti succhiano dentro e che non esci più, insomma. No, certo, ho paura, io ho proprio questo terrore, quindi cerco sempre di fine settimana di prendermi i miei amici, mia moglie, le mie serate, tranquillo, qualche ubriacatorina, così vanno via anche dei pensieri e si riparte la settimana belli freschi. Assolutamente. Ecco,
Ecco, ti voglio fare un'ultima domanda, tornando in un certo senso al romanzo criminale, ma non solo. Questi grandi ruoli, queste grandi serie che hanno effettivamente influenzato il pubblico e influenzato un certo tipo di produzione, ha anche rivoluzionato il mondo che gira intorno all'attore, cioè ha rivoluzionato il mestiere dell'attore, il romanzo criminale e le serie come il romanzo criminale, cioè hai notato una differenza netta tra un pre-romanzo e un dopo-romanzo? Guarda, non lo so, nel senso che da una parte ti dico di sì, ma perché romanzo ha alzato l'asticella in un modo incredibile. Faccio presente sempre, ogni volta che ne parlo, che quando è uscito non esisteva il mondo dei social. Non c'era questo rimbalzare enorme di numeri rispetto ad una serie o ad una cosa che funzionava molto. Insomma, se uscisse oggi il romanzo criminale, penso che farebbe un botto di quelli proprio incomprensibili. Detto questo, il lavoro dell'attore fortunatamente rimane quello da 2400 anni, nel senso che siamo degli artigiani, forse anche per quello che mi chiudo nella bottega di falegnameria, nel senso che personalmente penso che il lavoro dell'attore sia veramente ancora oggi, perlomeno per come lo intendo io, chiudersi qui dentro nel mio studio e avere un tu per tu con delle macchie di inchiostro che stanno scritte sui copioni e che tu devi trovare la maniera giusta per interpretarla quella cosa, capito? E riflettere molto su questo verbo interpretare, fare da interprete rispetto ad una lingua che è scritta qui sopra e che deve invece arrivare a tantissimi altri che non la conoscono. Questo è forse la cosa che mi affascina di più di questo mestiere e che non credo sia cambiata tantissimo rispetto a qualche anno fa, insomma, perché è un mestiere misteriosissimo, difficilissimo da parlarne, perché non saprei spiegare che il mestiere è o come si è trasformato negli anni. Penso che rimanga, però delle cose rimangano eterne di questo mestiere. Beh, anche il suo bello, il fatto che non cambia mai, cambiano magari le tecniche, cambiano le tecniche, sì, sai, oggi con la serialità è tutto molto più rapido, è tutto molto più veloce, c'è il rischio che diventi approssimativo, ecco, questo è il rischio che inizio a percepire soprattutto negli ultimi 2 anni con l'accelerazione delle piattaforme, no? con l'esplosione dei vari Netflix, Amazon, Disney e bla 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 bla, cioè c'è una grandissima richiesta di contenuti che da una parte è un bene enorme perché c'è tantissimo lavoro per tutti, macchinisti, elettricisti, sceneggiatori, registi e bla 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 bla, ringraziando il cielo, però il rischio è che si entri anche lì in quella catena di montaggio di numeri e che si perda un po' di vista per esempio la scrittura, cioè di quelle serie lì fatte sulla parola, negli altri paesi sono molto bravi a farle, noi ancora dobbiamo trovare la strada migliore secondo me. Spero che le persone come te, Vinicio, così positive, così ottimiste, possano effettivamente cambiare a poco le cose. Per esempio, proprio la scorsa settimana ho avuto Borghi e bene o male aveva il tuo solito ottimismo, la tua solita volontà. Quindi, ragazzi, dateci dentro, insomma, noi vi seguiremo ovunque, insomma, Io penso sia veramente un grande periodo, sia per il cinema che per le serie, perché appunto finché c'è tanto lavoro si è obbligati e siccome ne arrivano tantissime dalla Spagna, dall'Inghilterra, dall'America, dalla Francia, noi dobbiamo cercare in tutti i modi di essere almeno bravi quanto loro. Cioè quando ho iniziato io fare un film in inglese era quasi impossibile per un italiano, no? Ci riuscivano veramente solo, che ne so, Marcello Mastroianni, Sofia Loren, questi grandissimi mostri. Oggi è più semplice e questa è una delle tante cose positive che sono successe negli anni, insomma. Però dobbiamo meritarcela. Eh sì, dobbiamo proprio meritarcela. Speriamo bene, Vinicio.
Io ti ringrazio per questa oretta, per questa chiacchierata, è stato illuminante Grazie a te dello spazio, davvero. ma ci mancherebbe altro. E, insomma, ti auguro il meglio per tutti i tuoi progetti, dato che stai lavorando a un sacco di cose, quindi speriamo di vederti in altri film, in altre serie, prima che ti richiuda un'altra volta in bottega E anche su un palcoscenico, perché e su un bisogna. palcoscenico, perché non bisogna fare distinzione, ragazzi, mi raccomando. Ciao Vinicio, ti abbraccio Grazie forte, grazie ancora, mille. Dario. Ciao a Ciao, 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 tutti. ciao, ciao, ciao.